importante iniziativa che mette al centro, insomma, lo sport, la salute, la prevenzione. In una delle regioni con la maglia nera, come dicevamo appunto, per l'obesità infantile. Questo è un dato che ci deve far riflettere e pensare che possiamo fare qualche cosa in più. Oggi, insomma, riusciamo a mettere in piazza un'iniziativa importante con la WISP, questo ente di promozione sportiva che da sempre è vicino a noi, vicino alla città, con l'associazione dei medici, con l'ordine dei medici, insomma con l'università Partenope, riusciamo finalmente a mettere, a centrare l'attenzione su questo tema che non è assolutamente secondario. Insieme all'assessorato al welfare stiamo facendo un importante lavoro e quindi, come dire, aspettiamo tanti bambini, tante persone nella piazza municipio di Napoli, che sarà, come dire, aperta ai tanti che vorranno, come dire, cimentarsi con prove sportive, ma soprattutto con visite e soprattutto legate alla prevenzione. Ci sono visite gratuite, si fa attività fisica e motoria insieme e si condivide anche un modo diverso di concepire la salute. La salute significa sicuramente mangiare bene, significa muoversi, significa anche aggregazione, anche ridere insieme, stare insieme. E quindi questo è un po' il significato anche di queste giornate, che rappresentano una tappa di un percorso molto più ampio, molto più articolato, che guarda alle persone e che vuole assolutamente contrastare un fenomeno terribile, ancora poco riconosciuto come malattia ufficialmente, che è quello dell'obesità, che va contrastato appunto con una vita sicuramente sana, ma anche con un modo diverso di concepire il cibo.